Io desidero farvi toccare con mano come Dio si comporta con me. Dunque, il giorno di Ferragosto io andai a messa al mattino. Quando eravamo in chiesa scoppiò una sorta di acquazzone e si sentivano proprio cadere le gocce sul tetto. La giornata non prometteva pioggia, ma nel corso della messa venne un acquazzone e quando uscimmo cadeva ancora la pioggia e tanti, sorpresi dal fatto che si erano presentati in chiesa senza l'ombrello, erano lì che non sapevano come percorrere quei 400-500 metri in certi casi che portavano a casa. Ma come forse sapete, io abito di fronte alla chiesa. Allora, andando sotto acqua, andai a casa e, visto che io ho due ombrelli, con uno mi protessi e poi andai dal mio omonimo romano, che era lì tra gli altri davanti alla chiesa ad aspettare che ci fosse uno squarcio, e gli dissi: "To, prenditi questo ombrello, ma poi come te lo restituisco?" "Niente, dopo lo fai avere nei prossimi giorni a Don Luigi in sacrestia e io lo prenderò da lì." E così io, che avevo due ombrelli, sono rimasto solo con questo ombrello qui, che ho usato per tornare a casa e almeno avere un ombrello anche io. Ecco, io due giorni dopo sono andato in chiesa e, come vedete, ho trovato l'ombrello che vi ho mostrato, perché chi lo ha usato lo ha riportato dove avevo detto io, e così io ho avuto di nuovo i miei due ombrelli. Se non che mi telefona dopo tanto tempo il mio Pietro Ora, ossia quel mio amico che io ho considerato sempre il mio Pietro, un architetto come me, di nome Mocciarro, che io Mocciarro lo leggo come roccia mo, ossia la roccia che io ho ora, mo, in questo momento, proprio in previsione di un me stesso come Pietro. Perché io, romano, Paolo Torquato, nei miei tre nomi che cominciano per consonante, sono, se si prende il ro dualistico del primo nome e lo si mette in fondo, proprio l'acronimo P-T-R-O, che per essere Pietro manca solo che una IE a indicare Jesus Emanuele, quindi l'acronimo IE in rappresentanza del figlio, si metta debitamente alla destra del padre P, che ha a quel punto il nome P-T-R-O, e P-T-R-O diventa P, I-E-T-R-O diventa Pietro. Ma il mio Pietro ora, la mia roccia ora, è stato sempre lui. E dunque mi telefona questo mio amico e mi dice: "Romano, io sono vicino a te, che dici, ti vengo a trovare e andiamo a fare 4 passi e ti offro un pranzetto?" "Come no, amico mio, vieni." Era tanto tempo che io non vedevo lui. E così andiamo
giriamo un po' nella sua automobile in cerca di un posto dove mangiare, non lo troviamo, però troviamo un grande supermarket in cui vendono vari oggetti e io e lui abbiamo fatto acquisti e nel frattempo è venuto a piovere. Di conseguenza, quando siamo rientrati nell'automobile e siamo tornati a casa, pioveva. Per scaricare in casa ciò che io avevo comprato, il mio amico ha tirato fuori due ombrelli che aveva lì nel vano della sua automobile e mi dice: "Tò, uno per te e uno per me." E sotto questi due ombrelli siamo venuti a casa portando quelle mercanzie che io avevo comprato. Poi siamo rimasti a colloquio fino alle 11 di sera. Ora, quando egli, accortosi che doveva anche tornare a casa, ha ravvisato la necessità di togliere le tende e andare a casa sua, all'uscita fuori della mia abitazione c'era un buio terribile e nel buio egli non ha pensato a fare altro che accendere la luce che aveva sul telefonino e con quella luce come una pila se n'è andato a casa sua. Quando io questa mattina mi sono alzato e ho fatto le mie cose solite che faccio quando mi alzo, ossia vado a fare quegli atti igienici grandi che non posso fare a casa mia perché a casa mia io non ho un gabinetto e quindi gli atti un po' grandi non li posso fare a casa mia. Quelli piccoli sì, basta che io usi due pappagalli che poi al mattino opportunamente io scarico dove posso scaricare i liquami, ma l'atto grosso no. E allora ogni mattina io mi devo alzare per compiere questo rito, che è più che un rito, ma che è per me anche l'occasione di fare uno spuntino prendendomi un cappuccino. Ma normalmente io prendo due caffè molto lunghi in tazza grande e poi c'è il rabbocco di latte freddo, tanto che viene fuori una sorta di caffè doppio macchiato. E questo è il mio modo di fare colazione, senza altro che due bustine di zucchero a girare lì finché si scioglie lo zucchero e poi a bere qualcosa che non è bollente. Ecco, ma quando io questa mattina sono uscito, come uscimmo ieri sera io e lui, e allora c'era buio, stamattina non c'era buio e io ho visto lì appoggiati fuori di casa quei due ombrelli che erano stati usati dal mio amico uno e da me l'altro, e di conseguenza lui nel buio non ricordava più che c'erano anche i due ombrelli da caricare. Così io, che nel mio gesto altruistico avevo evitato di risparmiare sul mio contenuto in ombrelli e uno l'avevo dato via, ecco, ridotto a un ombrello solo, invece di averne due, i miei ombrelli, sono stato, come dire, ricompensato dal Signore attraverso il servizio datomi da questo Pietro Ora, ossia il Mocciaro Roccia Mo. E ecco
come il Signore ha ricompensato il mio gesto di altruismo. Ho rischiato di rimanere solo con uno, ecco, in più di quell'uno, ecco, ne ho avuti altri tre. E credetemi, tutte le volte che nella mia vita io ho fatto qualcosa di del genere, ossia atti di altruismo, niente di eccezionale, come quello di prestare un ombrello per andare a casa a chi l'ombrello non ce l'ha, ecco, il rischio corso nel rimanere io senza l'ho visto sempre ricompensato in abbondanza. Avete visto? C'era il pericolo che rimanessi solo con un ombrello e ora mi ritrovo con un ombrello più tre, e grazie proprio al mio Pietro ora che mi assiste. E se mi assiste come mi ha assistito in questa occasione, proprio in relazione che io ho fatto per questo dono a chi era stato a messa e si bagnava se tornava a casa sotto l'acquazzone, ecco che il Signore ha mosso chi? Il mio Pietro ora, che si è fatto vivo dopo circa un anno che io non lo vedevo, e per come sono andate le cose mi ha lasciato qui due ombrelli. Ora, prima che egli torni un'altra volta da me e si prenda i suoi due ombrelli, ci passerà tempo. Io l'ho avvertito, guarda che io il 26 di luglio parto per il cielo, se mi vuoi vedere ancora non fare come l'ultima volta che sei venuto da me più di un anno or sono. Io non ho ormai più di pochi mesi, una decina di mesi da vivere. Quindi se tu vuoi vedermi ancora, ma il fatto è questo, che se il mio Pietro ora non mi assiste in modo diverso da come mi ha assistito nell'ultimo tempo, non mi vede più, e di conseguenza questi due ombrelli che io attualmente ho in deposito, ce l'ho in deposito, come dire, eterno, e quindi non sono e non si riducono più solo a un prestito momentaneo, perché il momento di restituire al mio Pietro quello che è del mio Pietro non accade più nella sua completa restituzione, perché io non ho più il tempo di vita davanti per attuare questa restituzione, e quindi è come se non cambiano le cose, realmente attraverso questo mio validissimo assistente io sia stato proprio ricompensato così in eterno. Dovete sapere che veramente questo ragazzo, che è più giovane di me di circa 20 anni, è stato per me proprio come un Pietro. Pietro chi era? Un pescatore. Oggi l'uomo normale pesca, certo, pesca sulla rete. La rete è internet. E quando il mio Pietro ha tenuto le mie reti, tenendo la nominalità dei miei video assunti dalla sua persona, in parole povere, quando il mio sito ordinespiritosanto.com io l'ho messo in rete su un suo spazio che aveva nella rete, e quindi egli ha teso le mie reti proprio come il Pietro.
e ogni volta che io dovevo mutare il mio sito, dovevo consegnare al mio Pietro Ora, ossia al Mocciaro, Roccia Mo, il mio, che è la Roccia Mo, proprio affinché mi servisse sulla rete. E quindi il primo modo suo di essere Pietro è stato risolto. Ma ce n'è anche un altro, più fondamentale, perché quando un Pietro pesca e poi dà a te i suoi pesci, ti fa mangiare. Ebbene, da quando io lo conosco, ossia dal 1994, e oramai sono praticamente 94, 4, 14, 21 anni che io lo conosco, in 21 anni non ha voluto mai che io pagassi tutte le volte che siamo andati a pranzo. Io sono stato perennemente alimentato dal mio Pietro, come chi pesca e poi dà a me da mangiare il suo reale pesce. Vedete? E quando io, nell'alto dei cieli, ho avuto bisogno di essere ricompensato per quel misero gesto di altruismo, di avere tolto a me uno dei due ombrelli per farne dono a un altro che poteva anche tenerselo, per cui io potevo anche perderlo, e c'era da parte di Dio proprio l'intenzione di ricompensarmi, ecco, è stato evocato di nuovo il mio Pietro Ora, e questa ricompensa è accaduta attraverso di lui. A me non resta altro da fare che ringraziare Dio perché è così buono con me, e ringraziare il mio Pietro Ora, anche se non l'ha fatto volontariamente il gesto di lasciarmi i due ombrelli, anche se per lui è stato semplicemente un atto di poca memoria non ricordare che, entrando in casa, abbiamo lasciato fuori gli ombrelli ad asciugare, e dunque non lo ha fatto volontariamente. Vi è stato costretto dal fatto che, nonostante che di solito quando si esce di notte da casa mia c'è sempre qualche luce che ti fa vedere l'ambiente, ma ieri notte c'era un buio pesto, e in quel buio pesto ha potuto vedere solo quel poco di spazio davanti che riusciva ad illuminare con il suo cellulare, e non ha visto i due ombrelli. Di conseguenza il suo è stato un atto costretto proprio da cosa è successo e che gli ha impedito di vedere i due ombrelli e di accorgersi che se li dimenticava lì, se non li prendeva. Ma vedete, questa è la forzatura voluta da Dio, e volente o nolente, tutto ciò che egli fa per me lo fa sempre per quel suo ruolo che ha avuto nei miei confronti, del mio pescatore sulla rete, che non solo pesca sulla rete internet ma mi dà anche da mangiare, e quando è il caso che io divinamente sia ricompensato per un piccolo gesto di altruismo, ecco, è chiamato in causa proprio lui, e io vedo raddoppiare ciò che ho. Non ho più ora solo due ombrelli, ma ne ho quattro. E se non accade per me che io lo veda più di frequente, ecco, rimarranno in mio possesso e non avrò più nemmeno il modo di restituirglieli.